Laura, carissima, allora, ma è vero che questo tuo libro dal titolo Il mistero di Casa Belle nasce da una rivelazione da parte di Che cosa? gnomi, personaggi Tutti. del bosco, quindi sei stata ispirata da loro o sbaglio? Allora, sì, diciamo che esistono tante realtà parallele e abitate da diverse entità, mettiamola così. E alcune di queste entità mi hanno, insomma, raccontato nel tempo questa storia. Nel E un tempo. po' per far, nel tempo, sì, un po' per far conoscere quello che è il loro mondo, guardate, esistiamo, ci siamo, farlo conoscere anche agli altri. Quindi Queste entità sono del ancora c'è. bosco, quindi folletti, gnomi, fate, giusto, anche streghe. Allora, all'interno dei boschi ci sono comunque delle entità che per, insomma, per nostro così la nostra maniera di dover catalogare sempre tutto, abbiamo dato dei nomi, gnomi, fati, elfi, folletti. In realtà loro sono delle entità vere e proprie, delle entità di energia, di luce e via discorrendo. E anche io nel libro ho dovuto dare delle connotazioni, no? Ben definite per raccontare questa storia. Quindi questo libro Comunque sì. non è, diciamo, un fantasy per bambini, è un fantasy per tutti, esatto? Cioè, non è solo. Non è un fantasy per bambini, infatti è Ecco. catalogato come, insomma, un noir Ok. e ha la falsariga della storia che si racconta ai bambini, cioè quella semplicità, quella fruizione delle storie, anche delle storie antiche. Ho volutamente dato questa connotazione, ma non è assolutamente per bambini perché ci sono alcune parti che non Non sono adatte. raccontano, non sono adatte, raccontano di presenze reali che, con cui noi potremmo entrare in contatto. Ok, presenze buone o presenze cattive o presenze non si sa. Buono, Certo, il buono e il cattivo esiste, coesiste, no? Se c'è la il buono, faccia c'è il della cattivo stessa e medaglia. viceversa, quindi fa parte comunque della realtà, fa parte del nostro mondo e anche degli altri mondi, quindi un po' è un po'. Perfetto, quindi ricordiamo il mistero, quindi si tratta di un mistero di una casa, Casa Belle. Sì, Casa Belle è una casa antichissima dove la storia inizia nel 1800, dove questa casa è abitata da questa famiglia con delle peculiarità particolari. Ellen, che è la figlia più piccola, viene rapita, non si sa come, non si sa dove. Nel paese si vocifera che è stata rapita dagli abitanti del piccolo popolo. Tanti anni dopo, 200 anni dopo, la stessa casa verrà abitata da un ragazzo che si imbatte in alcuni oggetti di questa bambina e vuole scoprire che fine ha fatto realmente Ellen, e da lì cambia totalmente la sua vita. Quindi comunque in qualche modo è anche una Un'avventura. storia vera, potremmo dire che ce ne sono tante di storie, ce ne sono successe storie di questo caso, di case, magari non ti dico infestate, però case abitate precedentemente dove è successo un qualcosa, un mistero, cioè sono storie vere. Noi abbiamo Le avuto. case, sì, le case racchiudono l'energia di chi le ha abitate in precedenza, prima di noi. Quindi Esatto. in questo caso non si parla di infestazioni, non si parla di fantasmi, si parla Ok. semplicemente di questo ragazzo che si imbatte in un baule con all'interno degli oggetti della piccola, e c'è un qualche cosa che gli si muove dentro e quindi decide anche un po' per noi, perché è un adolescente, decide di scoprire che cosa è successo a questa bambina. E veramente da lì si getta a capofitto nella storia e cambia totalmente la sua vita. Eccola, E a proposito di bambina, c'è cioè questa copertina la molto faccio carina vedere. di questa fatina bambina che è molto bella. Come ti è venuta in mente questa copertina? Come l'hai trovata? Allora, quando dovevo trovare la copertina per il libro, decidere che immagini mettere su questo libro, ero molto incerta perché inizialmente dicevo, ma magari metto una casa, metto. Invece poi mi è capitata tra le mani questa immagine, che in realtà è una cartolina, una vecchia cartolina degli anni 20,
che era stata mandata a mia zia, una mia carissima zia, quando era bambina. Quindi mi è sembrato proprio ad hoc, no? L'immagine di questa fatina mandata con una cartolina dolcissima a una bambina. Quindi mi Bellissima sembrava questa cosa, proprio. anche perché appunto, quindi diciamo che il libro si è presentato a te tramite appunto le parole, la storia e addirittura la copertina, quindi è stato il libro che è venuto lì a dirti scrivimi, giusto? Perché è così che a In un volte certo sì. qual senso sì, in un certo qual senso sì, in un certo qual senso c'era sempre qualcosa che si muoveva dentro e poi tutta una serie di messaggi e libro, sì, ma i libri alla fine si rivelano, nel senso che comunque mentre scrivi vieni accompagnato alla scrittura, chi scrive sa questo, è anche molto difficile perché per scrivere devi stare in un certo stato d'animo, non devi essere distratto, devi stare insomma. C'è chi la chiama musa ispiratrice, c'è chi la chiama, ma ci devi stare, quindi sì, in certo qual modo è esatto quello che hai detto. Certo, allora, ci puoi dire quindi dove troviamo il libro, dove si può acquistare il libro? Allora, libro lo troviamo nelle librerie, Sì. basta insomma, se non c'è, basta ordinarlo. La casa editrice è Gli Orti di Giano Perfetto. e lo troviamo su Amazon, lo troviamo insomma in tutti i luoghi dove, di distribuzione. Se non lo trovate in libreria, lo ordinate tranquillamente anche alla casa editrice e vi arriva. Perfetto. Non c'è problema. Perfetto, e quindi diciamo che so da voci, mi sono arrivate anche a me le voci, che tu vivi comunque nei boschi, esatto? Quindi hai ancora contatti con Io queste entità, con questi folletti? Allora, sì, allora io vivo in provincia di Roma, in una casa limitrofa al bosco, e in un luogo dove l'energia è molto particolare, quindi non è un caso che sono finita qui, e dove ancora si può essere entrare in contatto con determinate creaturine, diciamo così, ecco. So che hai anche delle creaturine, hai anche dei cani, gatti, Cani, quindi gatti, figli, ho figli tutto, di tutti gli tutto, animali di possibili, tutto. tutti gli animali possibili ho, sì. Bellissimo, quanti gatti hai? Ho 7 gatti ed ho un cane che è di 80 kg, che è un pastore del Caucaso, un orso praticamente 80 kg di bontà assoluta, Bellissimo, di bontà. Siamo bellissimo. affollati in casa, Siamo sì. bellissimo, bellissimo. Beh, vivere nei boschi penso che sia. Vivere a contatto con la natura è qualcosa che ispira molto, ispira veramente tanto, vero? Sì, Esatto. la qualità della vita è diversa e l'ispirazione è veramente dietro l'angolo. Basta insomma concedersi ed aprirsi a questa ispirazione. Quindi ci sarà forse un seguito, altri fantasy, altre Allora, storie, altri libri? lo spero, non facendo questo come lavoro, il tempo è sempre tiranno, diciamo così. Io infatti ho sempre il mio quadernino, scrivo ancora carta e penna e in ogni luogo ne approfitto per buttare giù qualche idea, qualche spunto. Me lo auguro sinceramente, spero proprio insomma di sì insomma, e di continuare un po' a raccontare quello che è questo mondo. Però non Bellissimo. svegliamo troppo. No, certo, anzi, diciamo appunto ai nostri ascoltatori di acquistare il libro di Anna Laura Siercovic, perché noi non abbiamo detto il nome, ma c'è scritto qui, quindi la gente non lo sapeva esattamente dalle nostre voci, ma lo leggeva. Quindi diciamo Anna Laura Siercovic ha scritto Il mistero di Casabelle, casa editrice Orti di Giano, lo può acquistare appunto In su ogni luogo. internet, in qualsiasi luogo, basta magari che digita Orti di Giano Sì, o sì. Anna Laura Siercovic o Il mistero di Casabelle, ormai su internet appare di tutto, qualsiasi cosa. E anche in libreria, giusto? Hai detto anche in Anche libreria? libreria, Anche in sì, libreria. anche libreria. Perfetto. E noi quindi siamo in chiusura. Ringraziamo la nostra cara Anna Laura Siercovic. Grazie Un bel applauso a tutti i gatti, i cani e ai folletti del a te. Grazie. Gli bosco, gnomi. gli gnomi, le varie presenze. E ricordiamovi di iscrivervi al nostro canale YouTube, Cultura Web TV per seguire appunto le interviste e tutte le nostre trasmissioni. Un bacio, vi saluto, alla prossima!